La scoperta di una sana curiosità verso l'habitat in cui si vive, storia, tradizioni, arte e monumenti, attività culturali ed economiche. Questo è il senso della mostra allestita al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci con il titolo Viaggio al Nord-Ovest, oltre le mura di Firenze. I giovani di ben 23 scuole e i loro docenti sono i grandi protagonisti di questa mostra. Coloro che durante l'anno scolastico hanno realizzato disegni, foto, film fiction, ricerche storiche e culturali per rappresentare la memoria, il presente e il possibile futuro dei 7 comuni posti a nord-ovest di Firenze. Claudio. Irene. Daniele. Valentina. Marco. Questi sono alcuni ragazzi che hanno partecipato con il regista Davide Becheri alla realizzazione del cortometraggio Campi di Battaglia. Il cinema, infatti, è ciò che ha attratto di più i ragazzi, con la realizzazione di cortometraggi di genere diverso, ma pur sempre ispirati a realtà locali, con una freschezza e un candore che spesso manca al cinema professionistico. 7 in tutto i cortometraggi prodotti. Ho scoperto cose del cinema che non mi immaginavo, per esempio le scene, come fare le scenografie, come prendere le inquadrature, come rivedere tutto, cioè è difficile, credevo fosse più semplice. Lo scrittore Marco Vichi, recente vincitore del premio Scerbalenco con il noir Morte a Firenze, ha partecipato alla mostra con il cortometraggio La Fuga, scritto e realizzato con il regista Gianmarco D'Agostino. Quest'ultimo ha prodotto anche 5 corti tematici che arricchiscono il grande affresco collettivo di Viaggio a Nord-Ovest. Posso dire l'inizio, è un ragazzo che corre nella notte sotto la pioggia, così avevamo scritto in sceneggiatura e poi dopo per girare questa scena sono venuti 3 sere con la finta pioggia, è stato molto impegnativo. Trova una cascina abbandonata, si infila dentro questa cascina, si fa luce con un cellulare e poi crede di essere solo, invece gli appare un vecchio che comincia a parlargli. Sarà presentato in qualche festival il film? Io lo spero, concorsi e festival, lo spero, se lo merita secondo me. Soddisfatto per la partecipazione delle scuole e del pubblico, il presidente dell'ente Cassa del Risparmio, cui si deve il progetto, Michele Gremigni. Questa edizione si caratterizza per la partecipazione dei giovani. Questa è un'iniziativa, come si sa, che è rivolta ai giovani. Ma in questa ultima edizione i giovani hanno partecipato attivamente, sia per dare gli stimoli ai ragazzi delle scuole, sia con la partecipazione dei ragazzi delle scuole in maniera concreta e fattiva. E la partecipazione c'è stata, più di 1000 ragazzi, tanti professori nelle scuole, una collaborazione di tutti i comuni, associazionismo, eccetera. Quindi direi che è una formula che indubbiamente incontra l'apprezzamento di tutte le parti in causa. Il sindaco di Scandicci, Simone Gheri, che ha ospitato la mostra, ha apprezzato particolarmente questa iniziativa che aiuta i comuni limitrofi ad uscire da un anonimato in cui sono spesso costretti dal grande capoluogo. È una bella, bellissima iniziativa. Io devo ringraziare l'ente Cassa di Risparmio che ha sostenuto, ha finanziato questa iniziativa e ha scelto soprattutto Scandicci e il Castello dell'Acciaiolo per farla. Quindi è un'occasione per far conoscere il castello ai nostri cittadini che lo conoscono già, ma a tutta l'area fiorentina. L'importanza della mostra è che fa conoscere attraverso il lavoro dei ragazzi e dei nostri studenti davvero tutte le bellezze e le emergenze storiche che abbiamo intorno a Firenze. Le fa conoscere a noi stessi, perché molto spesso non conosciamo quello che c'è nel comune vicino, quindi lo fa conoscere a tutti i fiorentini. Quando parlo di fiorentini parlo in senso lato, quindi tutti gli abitanti dell'area fiorentina, e è un'ottima promozione anche per i turisti che ci stanno una settimana a Firenze, dedicare 5 giorni a Firenze e perché no poi un giorno a vedere le bellezze che ci sono intorno alla nostra città. A Calenzano, comune alle porte di Firenze, i ragazzi hanno scoperto una leggenda davvero curiosa e ne hanno fatto un cortometraggio.
Calenzano ha partecipato molto volentieri all'iniziativa dell'Ente Cassa di Risparmio Centri Tirerari più 1, coinvolgendo le classi delle scuole, della scuola elementare, delle scuole medie e anche una scuola dell'istituto superiore che non è presente sul nostro territorio, ma con i ragazzi di Calenzano e con un insegnante di Calenzano. Calenzano è famosa per i fantasmi, veniva ricordato dianzi anche da un professore che parlava appunto delle nostre emergenze territoriali, e il video rigirato dai ragazzi della scuola superiore è stato proprio su Calenzano, su Villa Carmine, dove ogni tanto compare la moglie di uno dei medici che era famosa per essere una strega, un alchimista. La villa, è importante il fatto che abbiamo girato questo video a Villa Carmine perché è molto tempo che è chiusa, appartiene all'Accademia di Belle Arti, alla Fondazione Carmine, e quindi è la prima volta che viene riaperta per ospitare un video di questo genere. Quindi è una cosa molto importante per noi, grazie all'Ente Casa di Risparmio che ha reso possibile questo sul territorio.